Giuliano Benecomune ed i cumani hanno adottato Piazza Matteotti. Già da 2 settimane i ragazzi hanno piantato fiori nelle aiuole, hanno messo cassonetti per la raccolta differenziata e stanno sorvegliando la piazza al fine di renderla vivibile e civile. Come prima cosa, per adottare questa piazza, cosa avete fatto? Niente, abbiamo fatto una richiesta al comune che ha subito accettato, però non in totale, solo in parte. Ci ha fatto fare dei piccoli lavori come la staccionata e i fiorellini, una piccola ripulita alla piazza con i secchi per la raccolta indifferenziata e poi le panchine, i fiori lì. Ora vorremmo continuare con i lavori a pulire tutto questo marmo e tutte queste scritte che andrebbero cancellate per un'immagine pulita, per l'incanalatura della fogna. I motorini qui non salgono più, ogni sera dobbiamo fare discussione con qualcuno, giustamente, non ce la facciamo più. Le amministrazioni pubbliche non ce lo fanno loro, lo facciamo noi. Per quanto riguarda invece i marmi, cosa vi hanno detto? Ci hanno detto che per ora non possiamo agire perché ci vogliono dei macchinari e dei prodotti specifici. Abbiamo raccolto firme prima per lo stadio, per la riapertura dello stadio e poi per la dotazione della piazzetta per renderla migliore. I cittadini di Giuliano sentono sempre di più l'appartenenza alla città e comprendono come la cura di questa dipende in primis da loro stessi. Questo progetto ambizioso ha già risistemato una delle piazze più frequentate della città e chissà se questo possa essere un punto di partenza per la rivalutazione di tutto il territorio. Perché lo fate? Lo facciamo per un'immagine migliore, per non far vedere che siamo sempre gli stessi cosiddetti facinorosi. E siamo persone che ci tengono alla propria città e amano i propri colori.